Benvenuti, andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Una cosa però, mi raccomando, guarda, segui il video per l'oroscopo del tuo segno zodiacale, ma anche in special modo quello per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna. Mi raccomando, questo vale per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana, va bene? Ti lascio al video, buona visione. Caro amico dell'Ariete, eccoci qua, andiamo a vedere per te l'oroscopo settimanale per questo Ferragosto. Andiamo a vedere dal 10 al 16 agosto 2020. Oggi facciamo una cosa un po' diversa, sfruttiamo un po' più l'astrologia. Come vedi, ho buttato giù le 12 case astrologiche, quindi vedremo il lavoro, l'amore, il denaro, gli amici, insomma un po' tutta la sua vita. Ovviamente andrò abbastanza velocemente, però a grandi linee penso di poterlo fare. Quindi andiamo un po', è un regalino di Ferragosto, vedilo un po' così. Andiamo a vedere la tua settimana, la settimana dell'Ariete. Ecco, partiamo così, la settimana di Ferragosto, dicevamo, ok? Andiamo a vedere qui, devo stare molto molto ristretta con lo spazio. Allora, vediamo un po'. Ma qui c'è un monte di gente, sinceramente. Caro amico dell'Ariete, qui c'è un sacco di gente nella tua vita. Allora, beh, qui la prima cosa che mi salta all'occhio, sicuramente qui c'è una relazione, anzi più di una, sinceramente, perché qui c'è un sacco di gente. Fammi vedere, qui abbiamo un'imperatrice, una regina di coppe, un re di bastoni, una regina di denari, un re di denari, quindi sicuramente qui almeno due coppie ci sono qua dentro. Allora, quello che mi salta all'occhio è una relazione con un uomo, relazione che potrebbe essere quella diciamo così ufficiale, però io vedo anche una passione, passione intesa proprio come una relazione passionale che potresti vivere, ma anche come si dice, il piacersi con qualcuno, semplicemente, magari non consumate, in poche parole, però c'è, qui ci vedo una forte passione, un forte momento bello, proprio magari proprio con il vostro partner, non è detto che sia con altri, però diciamo, ecco, magari un partner allo stato iniziale, perché è proprio una passione, sai, quella da farfalle nello stomaco degli inizi, diciamo così, ok? Ma io vi vedo, se siete donne, vi vedo anche molto belle, molto richieste, diciamo così, quindi molto corteggiate magari, ma infatti effettivamente qui ci vedo un sacco di gente. Anche il lavoro non vi va affatto male, qui sul lavoro non so che cosa fate, però se siete imprenditori, imprenditrici, insomma, siete molto richiesti, molto richieste sicuramente. Qui c'è proprio il fascino da parte vostra sugli altri. Dunque, cos'altro? Il lavoro, abbiamo detto, tutto ok. Guarda, qui ci posso vedere anche la frequentazione di un centro, un centro di aggregazione, quindi non so, potresti frequentare una piscina, potresti frequentare che ne so io, il circolo, che ne so, dei giocatori di bridge, capito? Un'associazione. Ti vedo frequentare un luogo che aggrega molte persone. Fai te la tara, insomma, nella tua vita, vedi un po'. Allora, il lavoro, abbiamo detto, molto molto bene. Qui ci posso vedere anche un movimento, uno spostamento per motivi. Qui ci posso vedere, diciamo, anche una diagnosi di un qualche tipo, magari dovrai fare delle analisi, non lo so. Vedo un qualcosa proprio dei test per la salute, cos'altro? Ma guarda, qui non mi meraviglierei se tu rimanessi a casa, nel senso che non ti vedo fare viaggi lontani o da andare chissà dove, ti vedo più nel tuo ambiente solito, diciamo così. E quello che vedo, c'è anche durante queste giornate, durante questa settimana di Ferragosto, un buon rapporto, dei momenti, diciamo così, molto dolci, ma con una donna in particolare, quindi non so,
una carissima, una cara, cara, carissima amica, ma potrebbe anche essere una sorella o addirittura la madre, perché qui vedo l'asse proprio della famiglia, quindi sorella, madre, cugina, insomma, siamo lì. Ok? Con cui potresti fare qualcosa, potresti passare dei momenti carini insieme. Quello che vedo la sessualità un po' ferma durante questi giorni di Ferragosto. Strano, perché con tutto sto ben di Dio di uomini intorno a te, perché qui ne vedo più di uno se sei donna, ma anche se sei uomo, perché qui ci sono tre donne e due uomini, quindi qui c'è un via vai di gente. Ok, divertimenti sicuramente, qui ti vedo divertirti, ti vedo uscire. L'unica cosa un pochino più sacrificata, fra virgolette, magari lo fai, ma non è soddisfacente, diciamo così. Ecco, il lato sessuale un pochino, insomma, lascia un po' a desiderare. Vabbè, è il male di una giornata, va bene, caro amico dell'Ariete. Andiamo a vedere l'oracolo, vediamo che cosa aggiungi a questa stesa per te. Ariete, 10-16 agosto. Poi vediamo con quali segni zodiacali avrai a che fare, magari quindi puoi capire anche di chi ti sto parlando. Guarda, qui ci sono degli errori e l'ambizione, qui c'ho una forte ambizione, un forte desiderio di arrivare da qualche parte. Io non so a che cosa tu stia mirando, a che cosa tu stia puntando. Però le carte mi parlano anche di errori. C'è un qualcosa che magari non stai facendo nel modo più corretto possibile, quindi ti invitano a rivedere un attimino questa cosa. Andiamo a vedere un po' i segni zodiacali. Questa è una cosa simpatica che vedo vi appassiona e appassiona anche me naturalmente. Andiamo a vedere con quali segni zodiacali avrà a che fa fare. Mi è volata una carta. Con quali segni zodiacali Cancro avrà a che fare l'Ariete durante questa settimana? Allora, subito il segno del Cancro. Con quali se segni zodiacali avrà a che fare il segno dell'Ariete? Allora, quindi abbiamo detto Cancro, Ariete come te, Gemelli, Vergine, Bilancia. Con quali segni zodiacali ha a che fare l'Ariete? Gemelli, ma ve l'avevo già detto, quindi vengono confermati i Gemelli. Capricorno, ne tiriamo ancora un altro, e pesci, ok? Questi sono i segni con cui io ti vedo avere più a che fare durante questa settimana. Cancro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno e pesci. Mi raccomando, nei commenti dimmelo, perché io ti leggo. Fammi sapere un pochino qual è la tua situazione e come trascorre il Ferragosto. E ovviamente se riconosci questi segni zodiacali, ok?